Se Starvai non chiama questa racchetta Triton Soft, ma semplicemente Triton, un motivo ci sarà. E vi dico io qual è. Semplicemente che non è assolutamente un ripiego rispetto a Triton Pro. Ciao ragazzi e bentornati ad un nuovo video qui sul mio canale. Oggi siamo in un luogo speciale per me, Cupra Garage di Napoli, Cupra del Priore, che mi sta ospitando per alcune riprese. Sapete che spesso sono in giro con la mia Born, ma oggi sono proprio qui in sede e sono in partenza per una puntata di racchette da incubo. E parto sempre da qui, Cupra del Priore, Cupra Garage di Napoli e di Salerno. Parliamo di lei, Starvai Triton. Come detto nell'intro, Starvai non dice Triton Soft. Sì, il suo nucleo è un Soft 30, ma lei non è affatto un ripiego rispetto alla sorella Pro, che è indubbiamente una racchetta più potente, ma di quanto lo vediamo tra poco. Partiamo con le specifiche. Lei è sempre una full carbon, doppio piano di carbonio sulle facce, bilanciamento alto, in questo caso 27 cm, pesi dai 355 ai 380 grammi. Sui pesi Starvai non è proprio precisissima, onestamente. Forma la vedete voi, se è una diamante o una goccia. Starvai dice che è una goccia, in realtà somiglia più a una diamante per quanto mi riguarda. Estetica bellissima, ve la faccio vedere. Completamente bianca, è uno spettacolo sul lato, mentre qui abbiamo il carbonio a vista sotto il lucido. Star Balance System immancabile, non mi ha dato problemi, diciamo da subito. In qualche modello questo Star Balance System si muove un po' troppo, ma in questo caso ha funzionato piuttosto bene. Il manico più lungo della gamma Starvai, diciamo che è qualcosa più di 12 cm, arriva a 13, ma essendo regolare in questa zona qua si può salire molto con l'overgrip e quindi simulare un grip più lungo. Grip che è sempre piccolino, ma meno rispetto al passato, perché è montato un grip realizzato in collaborazione con Noene. Inizia a piacermi la dimensione, diciamo, del manico Starvai. Nuovo laccetto con la polsiera, introdotto ormai su tutta quanta la gamma. Non male, anche se si apre un po' troppo durante il gioco, un po' liscio. Vi consiglio di dare un punto di chiusura in più qui per rendere più dura la parte del passante, altrimenti si apre troppo in gioco. Quindi doppio piano di carbonio, esattamente come la sorella Pro, nucleo Soft 30, bilanciamento rilevato a 27 cm. Sicuramente non è una racchetta da ripiego, è indubbiamente una racchetta aggressiva, ma andiamo a scoprire di quanto. Ma prima di farlo, ovviamente, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e lasciate un grandissimo like a tutti quanti i miei contenuti. È importantissimo che mi supportiate, perché tantissimi brand guardano solamente il numero degli iscritti e non la qualità dei contenuti o il tipo di contenuti, per cui datemi una mano a crescere con le iscrizioni e con i like, sono entrambi importantissimi. Sembra banale, ma non lo è affatto. Parliamo allora di come va questa Triton Soft. Triton Soft secondo me è la vera Triton da comprare, perché la Pro è potentissima, lo sappiamo, ma è anche una racchetta più rigida. Lei in realtà come atteggiamento è una media dal punto di vista della rigidità, ed è secondo me una delle racchette comunque più sensibili in circolazione. È qualcosa comunque che va verso il concetto della Pro, ma facilita di più la vita. Secondo me lei è la Pro da tutti i giorni. E come detto, Starvai non dice Soft, ha il nucleo Soft, ma qui abbiamo un doppio piano di carbonio, per cui parliamo di una racchetta che già dal fondo inizia a mostrare comunque una sua tecnicità, sebbene non posso dire difficoltà. Voglio parlare di racchetta tecnica, ma non di racchetta difficile. Ha un punto dolce medio piccolo, non è un punto dolce sicuramente grande, ed è sostanzialmente quello che potrebbe essere una Raptor. A tanti è piaciuta la Raptor, ma di forma praticamente a diamante. Quindi se cercate qualcosa con un po' più di leva rispetto a Raptor e che impatti un po' più nella zona medio alta, può essere una bella soluzione, perché non è, ripeto, una racchetta difficile, ma è una racchetta tecnica che ha una sua uscita di palla, non posso dire del tutto gratuita, ma comunque una buona uscita di palla per il tipo di racchetta che è. D'altronde qui c'è massa sulla testa, non potrebbe essere altrimenti, c'è un nucleo Soft che comunque aiuta nell'uscita di palla, vuole la sua attivazione come è giusto che sia, ma la palla comunque parte. E devo dire che dal fondo ci si gioca relativamente bene. Abbiamo detto che il punto dolce è un medio piccolo, non è un punto dolce grande, non è un punto dolce medio, medio piccolo, mentre la versione Pro è piccolo. E siccome non parliamo di una racchetta particolarmente soft, sicuramente parliamo di una racchetta che non aiuta del tutto dal fondo, ma che sicuramente mette maggiormente a proprio agio rispetto al modello Pro. Secondo me qui ci vuole almeno un intermedio avanzato per gestirla bene. Non è una racchetta adatta secondo me ad un pubblico intermedio, oppure a chi non ha ancora una tecnica sviluppata, sebbene non perfetta. Non è sicuramente una racchetta invalidante per chi magari ha una buona tecnica ma ancora commette, diciamo, degli errori in campo, ovvero la stragrande maggioranza di noi ragazzi, eh? Però con un minimo di sacrificio devo dire che dal fondo
fondo, e parlo di un minimo sacrificio dal fondo, comunque riesce a giocare abbastanza bene. Bisogna fare i conti con un punto dolce medio piccolo, con la posizione con quel punto dolce che è medio alto, rimpatta meglio nella zona un po' più alta rispetto al passato. Anche qui l'avevo rilevato sulla versione Pro, lo rilevo ancora di più nella versione Soft, si è un po' più allargato verso l'alto questo punto dolce. Ad ogni modo, io sento che gioca meglio nella zona un filo più alta, dove il modello, diciamo, 2023 nella Pro non mi piaceva tantissimo. Nel modello 2021 impattava medio alto, un po' più su, risultava abbastanza dura, ma rispetto al modello 2021 della Soft che avevo comunque provato, trovate la mia recensione qui sul canale, racchetta che mi era già tanto piaciuta, trovo che sia un po' maturata dal punto di vista soprattutto della immediatezza del punto dolce, o meglio, è lì dove ti aspetti che sia, mentre prima lo sentivo un poco più basso e sentivo meno differenza con la Raptor. Invece con lei gioco in maniera più fluida. In ogni caso, dal fondo, bella pala, non voglio dire complessa come detto, però tecnica, vuole che la si accompagni con decisione, non con forza, con decisione, e per il resto funziona abbastanza bene. Uscita di parete non male, spinge forte, è una racchetta che spinge forte abbastanza facilmente, è una sua uscita di palla, come detto, non particolarmente gratuita, un minimo da incentivare, diciamo che da ritmo medio in su inizia a tirar forte. È una racchetta che lavora molto bene tra ritmo medio e ritmo medio alto, laddove invece la Pro funziona molto meglio da ritmo medio alto a ritmo alto, e secondo me sui gesti fluidi funziona meglio, è più energica rispetto alla Pro, che invece richiede più precisione e più decisione. Ad ogni modo, uscita di parete molto buona, lo spin comunque di Tritone, in generale delle Starvine, è sempre molto buono, per non dire ottimo, è una delle migliori soluzioni che si trovano in giro per quanto riguarda, secondo me, anche feeling, perché lei di feeling ne ha in maniera assoluta, ma lo spin gira veramente molto molto bene, per cui uscita di parete consistente, molto consistente, senza darle neanche troppo. Bisogna avere tecnica, la realtà è questa qua, e avere un'idea chiara sul colpo da realizzare. Per il resto è una pala che sull'uscita di parete offre spin, offre controllo, offre sensazione, per cui è assolutamente promossa e prenderà un bel voto sull'uscita di parete, perché se lo merita. La trovo più fluida rispetto alla Pro sui colpi tecnici soprattutto. C'è una differenza di masse, secondo me, proprio con il modello Pro, e lei si muove comunque meglio, e lo dà a vedere. Andiamo sulle volée, molto penetranti, devo dire, anche qui spin e sensibilità la fanno da padrona. Molto bella sulle volée, entra violenta, si può spingere, si può toccare, non si può toccare pianissimo, qui un po' di energia comunque le va messa, anche se su palla attiva indubbiamente ha una reazione più gratuita. Sulla palla più lenta va accompagnata, altrimenti muore un po', però su palla attiva, diciamo su un ritmo già medio, la racchetta va via di fluidità, che è un piacere sia per quanto riguarda spin sia per quanto riguarda uscita di palla. Mi piace la volée soprattutto perché è una pala molto molto connessa, e quindi permette anche discreti giochini di mano e discreti ricami a rete, e devo dire che mi fa sentire più sul pezzo rispetto alla Triton Pro, mi castiga meno, sebbene il punto dolce sia un medio piccolo, non un punto dolce medio altro, però quell'apertura maggiore verso la tolleranza aiutano un poco. Vibor e bandeca, niente male anche qui, qui c'è una maggiore facilità rispetto la Pro, in generale c'è un'uscita di palla comunque molto piena, è sempre accompagnata da spin, sempre accompagnata da grande sensazione. Lo ripeto ancora una volta, secondo me le Triton sono tra le racchette più sensibili del mercato, e veramente sono racchette che fanno godere davvero sui colpi al volo, per la spinta, per lo spin, per la sensibilità, per tutta una serie di fattori. E su Vibor e Bandeca ho trovato comunque sostanza, senza la necessità di stare così tanto sul pezzo invece come avevo sentito con la Pro, soprattutto dal punto di vista della gestione generale della pala, della gestione fisica. Qui il bilanciamento è leggermente meno alto, c'è più punto dolce, quindi non dico che si possa colpire in maniera raffazzonata, ma si può colpire in maniera più fluida, e lei fa già un grandissimo lavoro. E proprio su questo punto volevo dirvi, già parlando per esempio con Starvine a dicembre alle VPT Finals, mi dicevano che proprio in Spagna ad esempio la più venduta delle Triton è la Soft, non è la Pro, proprio perché è una pala già molto aggressiva, ma che concede qualcosa rispetto alla Pro, che invece dovrebbe essere destinata ad un pubblico di agonisti veri. Noi che magari siamo un po' più agonisti light, con lei già dovremmo essere ampiamente a casa. Andiamo sugli smash. Indubbiamente sullo smash piatto la Triton Pro fa un altro lavoro. Ha un nucleo comunque molto più rigido, permette di mettere più braccio, però in generale lei è una pala che il colpo piatto spinto lo porta abbastanza bene. Non è da favola, ma è consistente. Anzi, piuttosto consistente.
Per quanto riguarda lo smashing kick, abbiamo invece una bella soluzione, secondo me più facile rispetto alla versione Pro, più gratuito e mediamente più efficace. Un po' la versione da tutti i giorni, ecco, della Triton Pro, ma senza ripiego, perché comunque qui lo spin è favoloso, la spinta c'è una spinta più facile, e soprattutto quando siamo fuori posizione è lì che c'è la vera differenza tra la Pro e la Soft, laddove la Soft un minimo di aiuto sulla spinta te lo dà. Quando si va sul ritmo medio-alto, lei è ancora più facile rispetto alla Pro, andando un pochettino oltre, chiaramente la Pro spara molto di più, però quando si tratta di giocare in fluidità e in concretezza, lei secondo me fa di più rispetto alla Pro. Bene ragazzi, abbiamo visto allora come va in linea generale, andiamo a vedere che voti merita Starvy Triton, e non voglio dire Soft, Starvy Triton, perché così si chiama. Uscita di palla, ha tanta uscita di palla, comunque da incentivare di braccio. Punto dolce, 7 meno, non è un punto dolce grande, nemmeno medio, è un medio piccolo. Controllo, secondo me ha tanto controllo, le do un 8. Potenza, sicuramente non le manca, non pensiate che sia una soft in assoluto, come tatto è una media, qualcosa forse anche più di media, ma di potenza ne ha tanta. Le do un 8 per la potenza. Maneggevolezza, non è maneggevolissima, ma non è nemmeno una palla davvero pesante. Lei tra l'altro, nello specifico, non l'ho detto, è 363 grammi con bilanciamento appunto a 27, e con questa configurazione qui le do un 7. Comfort, è leggermente croccante, 7 e mezzo. Feeling, è una delle migliori secondo me in circolazione in termini di feeling, ma meno della sorella Pro, 8 e mezzo. Spin, anche qui grandissimo spin, le do un 9. Stabilità, è indubbiamente una racchetta stabile, le do un 8. Gioco dal fondo, tostarella dal fondo, non difficilissima, ma come detto tostarella, 6 e mezzo. Dipende sempre dal braccio che ci sta attaccato vicino. Uscita di parete, tranquillamente un 8 e mezzo, ha una bellissima prestazione sull'uscita di parete, da lì inizia a brillare. Colpi al volo, 8 e mezzo anche qui, non tanto per lo strapotere che mostra, ma per la prestazione che offre in fluidità. All'inizio non si capisce, ma lei spinge. Smash piatto, buono ma non ottimo, le do un 8 meno. Se spingi si sente un filo che dentro è soft. Smashing kick, solida, relativamente facile, le do un 8 e mezzo. E non pensiate che sia poco, perché vedrete che la sorella Pro ha un voto più alto sullo smashing kick, ma bisogna guardare sempre la prestazione media delle racchette e non la prestazione massima. Allora abbiamo visto anche i voti di questa Starvy Triton. Se la volete la trovate su Padel Pro Shop con codice sconto FERRO10, 10% di sconto nel carrello. Potete anche chiedere il peso che desiderate, ragazzi di Padel Pro Shop cercheranno di accontentarvi con il peso più vicino disponibile in magazzino. Per quanto riguarda me, ovviamente iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e lasciate sempre un grandissimo like a tutti quanti i miei contenuti. Così mi darete l'opportunità di crescere e di portarvi sempre di più sul canale nuovi e diversi contenuti. E non vi preoccupate, perché se sono qui al Cupra Garage di Napoli ci sarà un motivo, ma ancora non ve lo svelo. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.